Ho tre domande da fare. Una la rivolgo al Presidente della Repubblica, sperando che mi ascolti. Lei è il garante della Costituzione. Come intende fronteggiare questo stato di emergenza? Come intende trattare i suicidi di Stato? Questa è una risposta che non avremo mai se non lottiamo, se non ci uniamo tutti insieme. Stamattina siamo qui in Piazza del Popolo, dove una frattura è nata immediatamente, perché dal palco stanno parlando sindacati e associazioni di categoria, ma sono in netta rottura con le partite IVA, perché le partite IVA vogliono fatti, vogliono certezze, vogliono garanzie. Stamattina mi sembra, o perlomeno appare così, che si voglia politicizzare la cosa. Loro non ci stanno, loro hanno bisogno di garanzie certe e non più di chiacchiere. Questo è lo slogan che stavano urlando fino a pochi minuti fa: garanzie certe e basta chiacchiere. Voi continuate a seguire il servizio per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrizzano, Roma. Questa immagine che stiamo riproducendo è l'esatta trasposizione della spaccatura fra le organizzazioni sindacali e chi spontaneamente è partito da diverse parti d'Italia, in gran parte dal meridione, ma in modo particolare da Napoli. C'è una grossa rappresentanza, c'è una grossa rappresentanza di ristoratori e di operatori commerciali napoletani. Lo sai che significa piano economico finanziario? Il reddito di cittadinanza non dà nessun reddito al popolo. Noi paghiamo le tasse per mantenere gli studenti, la scuola, tutto. Facci lavorare, non devo lavorare solo chi il McDonald's, il supermercato che fa. Secondo te non... La vergogna più grande, lo sai qual è? Che io mi ginocchio davanti a tutti questi che oggi hanno le palle di venire qua a protestare. Cosa ti spinge oggi a essere qui in Piazza del Popolo a manifestare? Qual è il problema principale che vi sta colpendo? Beh, noi siamo stati completamente messi da parte da questa situazione, siamo stati considerati come diciamo la valvola di sfogo della politica e del sociale, siamo stati additati come essere degli untori e allo stesso momento ci viene richiesto di rispettare gli oneri e gli obblighi che abbiamo dal punto di vista fiscale e degli impegni, degli affitti. Lo Stato è completamente assente, ci sentiamo sfruttati anche in questa situazione di disperazione e chiediamo attenzione, chiediamo aiuto, chiediamo che le persone capiscano che siamo che viviamo. Qual è la sua attività? Io lavoro in una birreria, sono gestore di una birreria insieme a mia moglie, attività conduzione familiare, avevamo un dipendente, questo dipendente non c'è con noi perché abbiamo dovuto mandarlo via, quindi tanti progetti e ci ritroviamo soli. Dove si trova la sua attività? Pescara in centro. Siamo stanchi! Ragazzi, credetemi, io sono un padre di famiglia! Qual è il motivo del dissenso? Il nostro motivo è unico, perché noi siamo nel fanco, siamo più sotto del fanco. Purtroppo il governo non ci aiuta, il governo ci sta massacrando, perché non sappiamo se combattere il Covid, combattere il governo o combattere la sanitaria, perché sono tre cose da combattere, governo e tutte queste cose. Ma noi vogliamo essere a conoscenza, vogliamo vogliere chiusi, siamo chiusi, ci togliono tutti subito immediatamente, gas, acqua e luce che noi paghiamo, tutte le utenze bisogna spostarle, i pizzoni, potenze, e dove non è più. E poi ricominciamo a aprire a scaglioni come vogliono loro. Ma senza questo come facciamo noi? L'utenza ci chiudete e noi le paghiamo. Tre fronti importanti, diceva il suo collega, tre fronti importanti. Qual è la prima domanda, la prima istanza da fare ai rappresentanti del governo che fra poco dovrebbero venire qui sul palco? Allora, tutte quello che ha detto mio cognato, le utenze, tutte, dobbiamo stare aperte, che non ce la facciamo più. Non possiamo andare più avanti, stiamo perdendo la dignità con i nostri operai, con i nostri figli, con le nostre mogli, non ce la facciamo più. Un virus che cammina a fasce orarie probabilmente, perché dalle 8 alle 18 si sta aperti, dalle 18 in poi bisogna chiudere, è normale secondo lei? Allora, secondo me è un'anomalia che si vede solo nella nostra città,
La nostra città ha bisogno di ben altro, una città proiettata verso il turismo e verso l'apertura, non verso la chiusura. Noi abbiamo bisogno di calore e calore ci viene dato dalla nostra clientela per sostenere le nostre famiglie, i nostri diritti, i nostri diritti. Noi abbiamo bisogno di uno Stato, quello che non è presente in questo momento, sostegno per le imprese, non ci sta, quel poco che ci danno l'elemosina è frutto di un contentino che noi non abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno, di diritti e di cose precise. Doveva essere piena, abbiamo speso i soldi, abbiamo fatto i debiti per venire qua a Roma stamattina, perché non abbiamo più niente, siamo andati in povertà, questo governo in merda che c'era e che ci sta adesso. Cosa chiedete? Ammazza secca a questo governo. No, questo governo si deve prendere cura del proprio popolo, lo deve fare assolutamente, deve ripristinare l'equità sociale, deve garantire la dignità e il diritto al lavoro, ma soprattutto deve trattare anche le partite IVA cessate, lo stato di emergenza e i familiari di coloro che si sono tolti la vita. Un piano di rilancio, un piano di emergenza e soprattutto una risposta onesta a noi popolo. Questo grande reset di cui tanto parlate, questo spostare l'economia, manipolare le menti delle persone, dove volete arrivare? Perché possiamo fare una trattativa, ma non vogliamo essere schiavi felici accontentandoci di un reddito di emergenza. La problematica sostanzialmente del noleggio in questo momento è che noi siamo chiusi da 260 giorni, le nostre partite IVA sono state le prime a chiudere, le ultime a riaprire ed ora tuttora raccontiamo 260 giorni di chiusura. Il mondo del gioco ha un problema importante e purtroppo ci troviamo nella condizione che abbiamo più di 150.000 famiglie che in questo momento stanno boccheggiando e se andiamo avanti anche solo di un mese io penso che un buon 30% non riuscirà ad aprire. Noi non abbiamo bisogno di soldi, visto e considerato che non abbiamo avuto nessun focolaio in nessuna delle nostre aziende, in nessuna delle nostre agenzie, vorremmo far capire al governo che forse non siamo noi il problema e vogliamo solo riaprire, non vogliamo i ristori, vogliamo la dignità del lavoro per cui abbiamo investito sino ad oggi. Sento un gruppo di commercianti di Salerno e rappresento la CEIR. Comunque oggi siamo qui per rappresentare il nostro dissenso, un dissenso che nasce da una paura per un futuro che praticamente non ci potrebbe essere più, perché questo governo che ci sta rimandando di giorno in giorno una riapertura e dico nello specifico del settore del beverage, ovvero della somministrazione, oggi è in ginocchio. Vogliamo un'equiparazione, una sorta di... Quante aziende rappresenta? Nel Salernitano circa 500 aziende. Numero degli addetti? Addetti personali miei saranno 70-80 persone. E stiamo parlando di un numero corposo rispetto ai 500 iscritti? Sì, praticamente abbiamo una miriade di persone che oggi vivono in uno stato confusionale, anche gli stessi dipendenti che non vedono un futuro. Chi sta cercando di arrangiarsi alla meglio, però purtroppo anche per loro è, diciamo, nera la situazione. Emilio, ho visto che c'è comunque una frattura fra i vari gruppi, una frattura animata non da una rabbia ma da un disagio che si percepisce. Ma noi, il problema nostro è che noi abbiamo ancora le cicatrici aperte che sanguinano, che ci ha fatto lo Stato, e invece l'Italia continua a vivere. Il menefreghismo ha creato il lockdown, cioè non se ne fottono di noi, ma non lo Stato, i nostri concittadini, chi ha supermercati, chi le fabbriche. Non se ne fottono un cazzo, dice a noi che ce ne frega, noi stiamo guadagnando, che possono morire i ristoratori e non è giusto. Emilio, scusami, qual è la prima richiesta che tu faresti al governo se avessi davanti? Io la mia libertà, io ho lavorato 57 anni per essere libero, nessuno sta all'altezza di chiudermi, io non sono uno scemo,
e non mi faccio passare la mosca per il naso. A me tu non sei all'altezza di chiudermi dentro. Io voglio la mia libertà. Poi i soldi arrivano. Vuoi solo lavorare sostanzialmente? Voglio lavorare, voglio il mio lavoro.